Sono 13 giocatori argentini che si sono allineati per il nazionale, tra di loro c'è anche Jonathan Villalba, il giocatore che era rimasto infortunato durante la gara contro l'Ajax, che non sappiamo quanto sia in grado di giocare, però non l'abbiamo visto con particolari protezioni al viso. Lo vediamo lì, è l'ultimo nella fila che sta salutando i giocatori del Lugano con il numero 2, e lo vediamo senza protezione, senza particolari maschere o cose di questo tipo. Vediamo se scenderà in campo, perché ieri non c'era, però chissà, visto che lo vediamo in abiti, in costume da gioco. Grosso livido, sì. Sulla tempia. Sì, un brutto probabilmente emanoma. Però di cui si vanterà tornando, certo, in Argentina con i suoi amici. Certo. Ricordiamo anche il regolamento di queste due finali Gaia, tempi da 25 minuti e non più da 20, il che vuol dire che ci sono 10 minuti in più di partita. La finale del terzo e quarto posto in caso di parità al 50esimo non avrà supplementari ma direttamente i calci di rigore, non così invece la finale tra Benfica e Atletico, che in caso di parità al 50esimo avrà due tempi supplementari da 5 minuti l'uno, e dunque si potrebbe arrivare anche a un'ora di partita, durata extra large per una finale comunque tra due tra le squadre più belle e più mature di questo torneo. Ma non è da meno River Lugano, partita da due squadre opposte per filosofia di gioco. Lugano molto divertente, molto forse anche leggero a tratti nella fase difensiva, River che invece ha fatto proprio la tradizione argentina della concentrazione, della garra, della determinazione, che è spesso un po' sfociato nelle partite precedenti in qualche intervento al limite del regolamento, però è un po' anche il bello, il fascino del calcio argentino di tutte le età e di tutti i livelli, e non ha sfigurato perciò la formazione argentina, che si è davvero impegnata e ha giocato una gran partita anche ieri contro il Benfica, soltanto una sconfitta per 1-0, un gol di Oliveira su punizione, ma River che aveva tenuto alla grande testa alla formazione portoghese. E l'azione si sviluppa dunque con la formazione argentina con la seconda maglia nera con banda bianco-rossa, subito Barreto a cercare il destro e la parata del portiere che ha dato spettacolo in queste due partite con il Lugano, portiere Creziu. Subito un tentativo abbiamo visto da parte del River con il destro a giro, bella intuizione qui da parte del solito Echeverri, sì, che questa volta calcia alto. E allora si gioca, eccoci qui, 1 minuto e 20, River che ha subito sfiorato il gol con due occasioni nel giro di pochi secondi, il Lugano che però è una squadra che di sicuro non subisce ma contrattacca, finita 3-2 nel girone di questa partita, molto combattuta con tanti cambi di risultato e di vantaggio. Ci aspettiamo un grande spettacolo in una gara che vale comunque il podio. Non ci sarà un vero e proprio podio, immagino, oppure sì? Beh sì, ci sarà una coppa del terzo posto, immagino. Appunto, una medaglia di bronzo, quello no, che no, ma abbiamo visto tante coppe alla presentazione. È vero, è vero. Qualcuna sarà anche per il terzo posto. Intanto fa freschino, questo sì, lo vediamo per confermare. Precisamente novembre a Caorle, cosa che appunto, come dire, ci punisce dopo esserci lamentati per 3 giorni del caldo e della temperatura. Adesso soffriamo ma ci sta freschi, giornata che ci stava dopo il grande caldo patito anche da questi bambini nel corso della settimana. E allora Bacuetila con il pallone dietro per Cruezio, poi Gioele Salvatore che gira su se stesso, viene fermato però dall'ottimo Rojas. Ottimo dall'altra parte, l'altro numero 5, cioè Amirzade, uno dei migliori giocatori di questo torneo, ancora un paio di finte di corpo, poi pallone alleggerito all'indietro per il portiere, si tratta di Nicolai Botoschi, credo, dovrei leggere il numero, però dovrebbe essere lui. Sì, confermo, numero 18. Attenzione, Echeverri, palla dentro, Cruezio che allontana, poi Salvatore per Garantola che non riesce a passare, ma comunque si guadagna una buona rimessa laterale.
River che è partito fortissimo nelle gare contro l'Ajax e anche contro la Juventus, sbloccando subito il risultato con la prodezza di Echeverri e poi capitalizzando il vantaggio. Oggi il Lugano mi sembra molto più accorto del solito, una squadra che spesso vedete questi disimpegni molto palla a terra con grande fiducia nei propri mezzi tecnici, ma ogni tanto gli sono andati male e hanno rischiato grosso nelle partite precedenti, però non rinuncia mai a giocare palla con i piedi in River piuttosto che lanciare lungo. Amirzade se ne va con un grande slancio qui, Amirzade che poi prosegue nella sua azione individuale finché non arriva il tocco da parte di un giocatore del River ed è rimessa, anzi punizione. Sì. Attenzione al tentativo dalla distanza qui da parte di Novoselski che non inquadra la porta, è andato vicinissimo al gol il numero 14 nella scorsa partita. Torno impegnativo per Novoselski che si è anche fatto male nel corso della partita, mi sembra proprio contro il River. Sì, aveva una botta sulla caviglia non indifferente. Però si è ripreso subito, il giorno dopo era già in campo, dunque botte assolutamente di gioco senza conseguenze per fortuna. Adesso il pallone è ancora buono per Novoselski che però va a commettere fallo, chiede scusa ma qui si dispera, probabilmente sì, colpito so in se, zone dolorose. Non so se credo non siano diciamo, involontario, assolutamente, contrasto con il numero 6 se non ho visto male, Jimenez del River che resta giù, insomma il River evidente destino delle partite del River che ci siano questi momenti di pausa, è un botta violenta sul muscolo. Di solito è il contrario. No? Sì, esatto, sul muscolo della coscia destra, contrasto molto doloroso ma fondamentalmente poco serio dal punto di vista poi delle conseguenze, però fa male. Sì, a caldo, fa male, soprattutto quando il muscolo è in tensione, insomma. Non è piacevole questo sicuramente, non ha fatto apposta Novoselski, ecco qui. Sì, esatto. Intervento assolutamente casuale, volontario. Avremo anche modo di fare la nostra top 7, ieri avevamo iniziato ad accennarla, Gaia, sì. Avremo un lungo... Io ho delle nuovi inserimenti. Ma come facciamo? Uno per squadra, massimo due per squadra? Massimo due per squadra. Facciamo due per squadra, ok, poi dell'intervallo la mettiamo giù allora. Punizione per il Lugano, nonostante il contrasto fosse stato doloroso per il River, il fallo era per il Lugano, ma Mirzadeh fuori. Tira da tutte le parti il giocatore di origine afghana, numero 5, Milad Amirzadeh, nato a Capodanno del 2006, quindi non potrebbe essere più vecchio per questo esatto. torneo. Lui e Mursillo Fernandez, esatto. Più anziani, coetanei peraltro. Forse anche gemelli perché chiaramente sposti gemelli diversi. Esatto, però. Tanto buono il break da parte di Garantola che in qualche modo riesce a tenere palla, poi chiude bene però il River con l'ultimo tocco dello stesso Garantola. Ancora un tentativo da parte del River Plate. Pallone che adesso viene giocato in alto, una partita che non ha ancora espresso palle gol, a parte quella subito da parte di Barreto. Lugano che crea molto e anche concede molto, l'abbiamo visto nelle partite anche col Chelsea e con l'Atletico Madrid. Il River invece un po' più argentina, un po' più accorta come strategia, difende benissimo in particolare questa squadra. Ed è un Bakvetila al quale il River farà attenzione a non concedere questi spazi, più che piuttosto lo picchiano, esatto. Piuttosto lo mettono giù fallosamente come ha fatto adesso con grande maturità il numero 7 del River. Anzi, numero 11 si trattava di Della Cuesta. Sì. Mirzadeh. Niente di che stavolta. Attenzione allora alla partenza di Barreto che riesce ad andare via Novoselski, poi però Mirzadeh arriva in raddoppio. Ancora Della Cuesta a lanciare in profondità dove Echeverri controlla, butta dentro per Barreto che prova di spalla a far fuori Novoselski, vede il fallo l'arbitro. Che mima anche il fallo. C'è anche una sfida a distanza tra i due capocannonieri, 8 gol per Mursillo Fernandez, 6 gol per Echeverri, sappiamo il premio destinato, dedicato al capocannoniere, sono loro due in questo momento i giocatori più vicini a giocarselo, li vedremo uno dopo l'altro, questa sfida a distanza deve fare
almeno due gol Echeverri per ecco qua, proprio Echeverri in possesso palla, si libera uno spazio per tirare ma arriva Garantola, ancora Echeverri, a terra Botoschi. Gran giocata di Echeverri che ha davvero imposto la sua superiorità nel dribbling nello stretto, poi un destro neanche male peraltro con parata nei tempi di Botoschi, ma giocatore tra assolutamente tra i migliori del torneo. Ora Bakuetila, ancora Mirzade, Bakuetila, Novoselski, si riparte da Salvatore che vede Novoselski, attenzione al break del Lugano, va via, subisce una randellata come si dice in questi casi da Ulises Jimenez che gliela ridà. Esatto, nello scontro di prima parte invertita e questa è intanto l'azione bellissima di Echeverri, tutta in orizzontale per trovare lo spazio per un destro parato con qualche difficoltà dal bravo Botoschi. Qui appunto parte seconda del duello tra Novoselski e Jimenez, qui nulla di grave per fortuna per Maxim Novoselski. Attenzione a questo calcio piazzato perché c'è Mirzate che ha fatto gol a Jerozevic dalla distanza durante il girone, ci riprova, c'è la deviazione e il pallone viene immagino tenuto in campo, ma c'è rimessa laterale a calcio d'angolo per il Lugano. Sono arrivate intanto anche le distinte della finale, Benfica Atletico Madrid, attesissima finale, seguiremo una dopo l'altra. Tanto sta tornando un po' il sereno qui su Caule, cioè, anche se hanno acceso i riflettori, caldo, non il caldo, no, perché quando c'è vento fa freddissimo. È vero, non ci avevo pensato. Attenzione adesso a questo tentativo, libera la difesa del River, sarà altro angolo per il Lugano che ora attacca con insistenza. C'è anche parecchia gente a bordo campo a seguire il match, insomma, è comunque un torneo che ha una sua credibilità nonostante sia ancora molto giovane, solo due anni, ha già una credibilità importante anche a livello internazionale, dunque... River che adesso sulla difensiva con Lugano che sta giocando una buonissima partita. E c'è il tentativo da parte di Amirzade che colpisce ma non trova la porta. Prima vera occasione per il Lugano. Il giocatore più alto di questa squadra, bellissimo anche lo schema del Lugano, con pallone molto ben calibrato sul secondo palo. Amirzade poco aperto, ha messo la testa fuori di un soffio. Altro calcio di punizione in favore del Lugano con Gioele Salvatore che prende palla, porta su la squadra, i suoi, anche il pallone, poi tenta un lancio in profondità per Garantola, alla fine recupera lui il pallone, poi Novoselski riesce a difenderlo sull'attacco da parte di Rojas che alla fine subisce però il fallo. Faccio notare ragazzi come le partite in questa fase finale siano molto più mature, adulte nella prima fase, perché le squadre adesso si conoscono, si sono già affrontate queste due squadre, per esempio gli allenatori informano i loro giocatori anche sui punti deboli su come neutralizzare gli attaccanti, quindi ci sono meno occasioni. Attenzione della questa dentro per Barreto, Echeverri vuole girarsi e poi Amirzade esce con grande classe, grande eleganza, poi Novoselski. Bakuetila. Attenzione Salvatore. Signore e signori, siete pregati di spostarvi dalle transenne. Meglio Lugano in questa fase, si sta portando con frequenza in attacco. Nessuna grande occasione ancora per il loro, a parte quella di Mirzade. Però insomma, Lugano che sembrava piuttosto sfavorito nel pronostico, invece sta tenendo molto bene il campo contro un River un po' meno brillante dei giorni precedenti. Barreto fermato, allora Mirzade ancora con calma per Salvatore. Novoselski ancora centralmente, Salvatore dalla distanza e c'è la parata di Jarosevic, ti correggo, e Tecada il portiere del River col 12 e hanno alternato gli alternati spesso il River in questi giorni, qui è Tecada che sta giocando questa finale di consolazione, grandissimo tiro di Salvatore, che parata però clamorosa di Tecada sotto l'incrocio, bellissimo tutto veramente, davvero bello. Attenzione al corner che viene battuto prendendo proprio da Salvatore, ma non capisco perché non si batta.
tutti fuori dall'area, uno schema per il Lugano, siamo al 13° minuto, ecco lì la palla corta con il tentativo di Novoselski. Poi Lugano che comunque vedete ha una grande, come dire, attenzione anche a questi dettagli da calcio professionistico, gli schemi, i movimenti, situazioni che necessitano tempo per essere apprese. Intanto il numero 9 Trenza, il nostro amico Trenza, Ruberto, uno dei più cattivi sportivamente parlando del River, spesso l'abbiamo visto intervenire in maniera rude. Barreto, intanto il tentativo ancora da parte di Amir Zade che termina alto sopra la traversa. Cada al rinvio, portiere che è stato schierato venerdì mattina se non ricordo male, giocando la terza partita di girone, poi contro l'Ajax è tornato Jarosevic, decisivo nel secondo tempo quando l'Ajax attaccava e il River comunque ha dovuto rischiare qualcosa. Ancora il Trenza qui che va a sportellate, diciamo. Sì, non è uno che ha timori reverenziali, neanche come dire di commettere fallo, è uno che non ha grandi problemi. Chissà se il suo idolo è Palacio, visto che... Palacio però è del Boca, quindi secondo me gli è stato vietato qualsiasi accostamento agli odiati cugini. Vabbè, vista la treccina, insomma. Non so. Se chiederei. Non sarà certo l'unico, io certo. Io non andrei però a chiederglielo, perché insomma, dire anche un bambino se dico River, una cosa sbagliata temo il peggio anche. Vedrei di per la mia incolumità andare probabilmente a stuzzicare i bambini di River. Magari non so, magari ci sono altri in Argentina che non conosciamo che sfoggiano questo look. E intanto proprio il Trenza che recupera palla va da Echeverri, Cruezzi uno gli permette di scatenarsi in velocità, lo chiude prima, allora rimessa laterale. Ancora verso Echeverri con Garantola che interviene. 15 minuti 0-0, di fatto un'occasione importante per Lugano poco fa con Salvatore. River che a parte l'occasione al primo minuto con Barreto non ha più pensierito Botoschi. E che Echeverri mi sembra un po' più controllato, anche qui vedete non riesce a intervenire. Della questa, attenzione per Ruberto, vuole girarsi, poi palla dentro, perfetto l'intervento da parte di Amir Zade, davvero un ragazzino con enormi qualità, questo capitano del Lugano. Novoselski, dentro ancora per Salvatore, una bellissima azione. Infatti Palatella si rammarica, il Lugano che sta giocando molto bene come aveva fatto nel primo tempo con l'Atletico, quando clamorosamente è andato avanti 2-0 prima di subire la rimonta dei Colchoneros. Qui fallo di Echeverri, anche lui lesina interventi tattici, questo è un classico fallo tattico per vedere proprio la ripartenza di Cruezio, River conosce bene questi fondamenti del calcio. Qui cerca il numero Vacuetila su della questa, poi Salvatore non si fida della ripartenza del numero 11, mette la palla in rimessa laterale. Echeverri qui col destro non perfetto, e allora il colpo di testa di Salvatore per Novoselski, cerca l'imbucata verso il numero 11 Garantola, poi c'è ancora un pallone buttato lontano dal River Plate. Siamo vicini il tempo dura 25 minuti, quindi siamo nella seconda parte, ma abbiamo ancora 9 minuti prima di andare all'intervallo. Insomma, partita davvero vera, finale vera, con poche occasioni, squadre ben chiuse. Attenzione all'azione qui di Novoselski, molto brillante. L'inizio bella di palla dentro, fuori gioco. Grande idea però da parte di Novoselski con Vacuetila, che però era già partito per dettare il passaggio del suo compagno. Perfetto, però ben eseguita, si vede bene fuori gioco, ma imbucata perfetta per Vacuetila. Col Trenza che non arriva invece a Mirzade, così come dall'altra parte arriva invece il numero 5 Rojas. Ancora Ruberto che prova ad andarsene ad Amirzade, l'ultimo tocco dovrebbe essere proprio del numero 9 del River, che non vuole ridare la palla a quelli del Lugano, tanto per cominciare. Se il soprannome di Ruberto è, secondo noi ovviamente, il Trenza, la panchina del River si riferisce a Echeverri chiamandolo Diablito, ecco, il vedi, piccolo diavolo. E il Diablo Echeverri era un giocatore boliviano, anni 90, famoso, che tanto ad aver portato la Bolivia alla sua ultima qualificazione in un mondiale di calcio. Ed era un giocatore, insomma, di una certa fama in Sud America nei primi anni 90. Chissà se ci sono delle
Beh, sicuramente magari lo ricordano in Sud America, le motivazioni anche il cognome per quello, chissà. Comunque palla dentro per Bakwetila, esce bene in questo caso il numero 12 Tejada Lisandro. E allora è proprio il Trenza che cerca il Diablito, i due non riescono a intendersi, il Diablito va a riprendersi un pallone trattenuto da Mirzade, che qui ha commesso una piccola ingenuità, tanto sta per entrare Ilic. Ecco qui, vedi, Mirzade va dalla parte dove peraltro ne intuisce le intenzioni il Diablito, e allora va a commettere fallo per impedirgli il tiro in porta, tiro in porta che però Eceverri proverà ora. Mi manca il gol su punizione, l'ha segnato in tutti i modi in questo torneo, ma gol da fuori area anche, ma il gol su punizione non ancora. E qui alza di troppo però la mira Eceverri, non si abbassa il pallone come avrebbe voluto. Ho capito, troppo sotto il pallone, sì, che si è impennato. 0-0, non ci aspettavamo lo 0-0, va detto. Il Lugano ha sempre segnato e subito gol in tutte le partite di questo torneo, quindi la squadra che tra le più divertenti insieme all'Ajax, direi, del torneo. Ilic anticipato da Della Cuesta, poi torna sul pallone anche Novoselski, l'ultimo tocco è dell'11 del River, sarà rimessa laterale per il Lugano. Salvatore, fermata, attenzione, Eceverri! Eccoli! Il destro a giro, questa volta non lo sbaglia, il 20° passa con il Diablito, il River Plate avanti. 7° gol nel torneo di Eceverri, un solo gol di distanza adesso da Mursio Fernandez, il suo gol è questo, il destro a giro sul secondo palo, ne ha fatto uno splendido la Juventus, proprio alla Del Piero, proprio visto anche l'avversario, qui imprendibile. Ugualmente imprendibile per Botocchi. Notoschi, gol stupendo, ancora lui Eceverri, stavolta fa l'assist per Rojas. Insomma, Eceverri giocatore comunque di assoluto livello in questo torneo, 7 gol, qualità in ogni tocco di palla, destro e sinistro indifferentemente. Ancora un cross dentro, Eceverri non riesce a mettere in porta, c'è la chiusura di Cruezio, anche se l'arbitro non gli concede il corner. No. Sto sì, lui da quella per ultimo. Alla fine ha deciso lui, il Diablito decide, l'arbitro evidentemente Diablito, un po' come noi, decide di non andare a stuzzicare troppo. Ah beh, questo cioè, per avere 10 anni, insomma, buon inizio di carriera a questo punto chissà di vista. Chissà che minacce. Chissà tra 7-8 anni quale timore potrà incutere. Si scherza ovviamente, River in vantaggio e terzo posto vicino allora per i Misionarios, come da sopra, è stata una brutta pallonata su Novoselski, se non vedo male. Sì, che rimane giù, insomma, colpito al volto, ma si rialza. Le sfide River Lugano sono... Ecco, diciamo, qui non mai se l'aspettava. Questa è ancora involontaria, però già in piedi. Insomma, bravo, sono bambini. Si è rialzato subito. Sì, io ricordo quando prendevo le pallonate da bambino facevo delle scene davvero... impietose, ma anche brutte proprio da vedere. Invece Novoselski con grande rapidità si è rimesso in piedi. Cruezio qui è bravo nel corpo a corpo con Ruberto, alla fine però l'ultimo tocco è il suo, e rimessa laterale. Ruberto, ancora lui, vuole andare via da Mirzade con il fisico Ruberto, poi va giù, qua forse simulando leggermente. Sì, si è lasciato andare dopo aver visto che il pallone stava perdendo il pallone, esatto. Attenzione che qui Botocchi si complica la vita, allora recupera palla subito il River, che prova ad andare avanti con Rojas, il pallone viene deviato, allora Della Cuesta che adesso vede e serve Eceverri, cerca subito di liberarsi Eceverri, arriva Novoselski con una ancata, alla fine si prosegue per il vantaggio, dice l'arbitro, ancora vantaggio, in realtà un po' di scontri, diciamo un po' all'inglese l'arbitro qui. Ilic è entrato nel frattempo con il numero 13 Maslarov, pallone per Cruezio, voleva palla sui piedi Ilic, Cruezio invece va da Maslarov che si rifugia addirittura da Botocchi. Che rischio qui col vento che stava spostando il pallone a Botocchi, che è riuscito poi a toccarlo verso Cruezio.
Echeverri va spaccata a chiudere, riceve anche i complimenti della sua panchina, c'è un sorriso molto bello. Attenzione perché Echeverri adesso può andare con il tocco largo per Ruberto. Subito Ruberto dentro, Maslarov pulisce la propria area, poi salta Rojas, altissimo tra l'altro. Ancora un pallone in profondità verso Echeverri che però rientrava da una posizione di fuorigioco, se ne accorge solo il guardaline e l'arbitro con la calma. Anche il numero 5 Rojas, che è anche il capitano del River, è un giocatore davvero, davvero notevole. Sì. Ce ne abbiamo visti tanti di leader difensivi centrali in questo torneo, tutti molto simili, di fisico imponente per l'età e comunque anche grandi doti tecniche. Penso a Mateus, penso anche a Guglielmelli della Roma, anche lui fa parte di questo gruppetto sì. Scelto. Attenzione, Ruberto si libera in area di rigore, poi Botoschi con grande coraggio va su questo pallone, anche perché davanti c'era il Trenza che insomma, esatto, io l'avrei lasciato andare. Esatto, il piede lì vicino, pericolosamente vicino alla faccia del portiere, però insomma, per fortuna nulla di grave, però insomma Ruberto in effetti non tira mai indietro la gamba, come si suol dire. Bakuetila che parte molto arretrato. Ora torna Mirzade però a lasciare spazio a Bakuetila, qui forse un contrasto falloso, l'arbitro sceglie per il gioco. Attenzione Echeverri, rientra prima su Amirzade e poi su Bakuetila, alla fine lo ferma il numero 12, Ilic, Amirzade, ancora Ilic, rimane giù Echeverri, se ne disinteressa i giocatori del Lugano che vanno avanti con il filtrante, palla per Bakuetila, però c'è a terra Echeverri e si lamenta la panchina del River. Il solito, intanto il solito Bakuetila. Echeverri però in piedi, colpito a una la gamba destra. Dice sono bambini, bisogna fermarsi, questo dice lui. Alla fine un rimpallo favorisce il destro di Bakuetila, segna sempre Bakuetila. A riprova che è una partita davvero di contenuti quasi adulti, c'è anche la polemica sul pallone non fermato. Comunque bravissimo Bakuetila che qui segna un gol un po' diverso dai suoi soliti, con scatto in velocità e fuga fino al portiere. Qui si fa trovare pronto con un gol che è il suo quinto gol. Attenzione a Echeverri che sta bene però. E qui sfiora il 2-1, finisce il primo tempo che per fortuna termina diciamo in maniera tranquilla. Ci saranno un po' da sbollire, un po' di animi in questo intervallo. E allora 1-1, bella partita, River Lugano tra poco. Di nuovo in campo per il secondo tempo di questa combattuta finale per il terzo e quarto posto, River Plate Lugano 1-1, i due attaccanti migliori, gli uomini migliori in attacco di queste due squadre, ovvero Echeverri e Bakuetila, decidono fin qui il risultato 1-1 con qualche polemica arbitrale, Gaia, addirittura sì, nel sul finale, gol del Lugano. Attenzione però a Novoselski, da lì potrebbe anche calciare, va Novoselski, pallone alto, ancora di poco. Bellissimo tiro di Novoselski che si è abbassato di colpo, dicevamo il gol del Lugano con Bakuetila segnato nonostante fosse a terra e Echeverri dalla parte opposta. Lugano ha continuato a giocare, l'arbitro non ha interrotto il gioco e Lugano poi ha pareggiato con proteste piuttosto vibranti che sono proseguite nel corso dell'intervallo da parte dell'allenatore del River Gustavo Fermani. E comunque a riprova del fatto che sì, si può essere bambini, divertirsi, fare esperienza, fare grandi insegnamenti, poi però quando stai giocando una partita, una finale, vuoi vincerla. Beh, insomma, arrivare terzi è sicuramente qualcosa di prestigioso comunque, quindi ci sta. Punizione dal limite per il River, è stato fermato proprio Echeverri e punizione che verrà battuta da Ruberto, Agustin Ruberto. Siamo in una posizione molto defilata, difficile pensare al tiro in porta di là. Ruberto eppure invece ci prova, sbaglia tutto però. Sì, non una grande idea di Ruberto. Botoschi al rinvio. Chissà perché poi questa moda della trecina lunga, che io trovo anche un po' fastidiosa. Credo che sia Criesi il portiere, numero uno. Sì, ora è entrato Criesi, sì. E allora, fastidiosa dici? Non so. No, non so perché questa roba. Non questi... Però è lunghissima quella di Ruberto. Eh sì, si vede che tanto è una cosa tipicamente sudamericana, quindi potrebbe anche essere legata a un motivo anche di famiglia, tradizione, di famiglia, certo, chissà. Intanto è entrato anche Loco Rotondo per il Lugano, qui Novoselski prova a controllare, alla fine Echeverri verso Ruberto, interviene Rojas che vuole ancora
il pallone verso Ruberto e Ceverri riesce a tenerla in campo. Attenzione con l'ultimo tocco che dovrebbe essere stato di Ceverri. Sì. Sì. Buon Lugano, intanto Locorotondo, che se fosse argentino chiameremmo il Loco, ma non è. Ma credo che lo chiamino Loco lo stesso, perché lo chiamano così quando allora, vero. Però Loco italiano, Loco, no, beh, semplicemente il diminutivo. Sì, sì. Non so se sa il vero significato la parola in spagnolo. Sì, esatto, mi sembra peraltro un bambino particolarmente vivace. o peggio. River in possesso di palla, partito forte in questo secondo tempo. Adesso mi aspetto anche di vedere qualche volo tipico di Cruezzi, di Criezzi, portiere che insomma ha dato spettacolo contro il Chelsea in particolare. Attenzione ancora a Rojas che cerca Ruberto, palla dentro Ceverri, Ruberto, che bella azione. River avanti al terzo del secondo tempo con El Trenza. Che gol, che intanto che bella assist di Ceverri, un'azione a due molto elegante, quasi tutta di prima, poi destro violentissimo sotto la traversa, un gran quindi gol. Quindi anche il grande Criezzi ha potuto nulla. Qui davvero imprendibile. Guarda che volo che fa tra l'altro Criezzi. Gran gol di Ruberto, River che torna in vantaggio 2-1. Adesso lì Ugano deve di nuovo inseguire, non c'è in campo, ah no è lì Bacchettina. È stato un po' razionato nelle partite precedenti dai tecnici del Lugano, oggi in campo dall'inizio e sta infatti disputando una buonissima partita come sempre. Mirzade prende lui in mano la situazione, allarga per Novoselski che serve Bacvetila, Bacvetila sfugge e c'è il fallo da parte di Della Cuesta a cui era scappato via in maniera netta. Punizione anche qui vicino al limite dell'area, guadagnata dal solito però, imprendibile Bacvetila. Però anche Della Cuesta dice: beh, sai che c'è, ti fermo prima. Certo. C'è tanta strategia tattica da parte fatto dei giocatori bene, del infatti. River. Sì. Fatto bene che poi era in area, insomma, si faceva complicata la questione. Sì, è vero. Novoselski. Lui per il calcio di punizione. Ma Novoselski voleva andare sotto la barriera. Poi Bacvetila, fuori gioco. Forse anche gioco pericoloso, secondo me. No, ansia, no, fuori gioco è... La bandierina si è alzata. Sì, 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 era fuori gioco. Abbiamo... Fuori gioco. Sì, sì, c'è anche rischiato testa Rojas. Tra l'altro io vi ricordo che oggi appunto era la giornata dei verdetti. Intanto attenzione Ruberto, qua va a terra molto bene... Criezzi, dicevo, giornata di verdetti, prima della bufera di vento, il Chelsea è stato sconfitto 4-0 dall'Ajax, la Roma ha battuto 3-0 il Corinthians e allora al 12° posto lo United, al 11° il Paris Saint-Germain, al 10° la Juve, al 9° il Krasnodar, all'8° il Chelsea, al 7° l'Ajax, al 6° posto per il Corinthians e 5° posto, un ottimo 5° posto per la Roma. Cioè. Questi erano i verdetti di questa mattina. Ora naturalmente, come abbiamo già ripetuto più volte, stiamo aspettando dal primo al quarto posto. Con questa finale, terzo quarto, risultato di 2-1 in favore del River, una bellissima partita, equilibrata, divertente, tatticamente giocata alla perfezione dalle due squadre. Vedremo chi ne uscirà, vi ricordo che sono 25 minuti, quindi ne mancano circa 20 alla fine. Ora il Trenza che cerca di andare via, Maslarov ci riesce, dentro c'è Ceverri, non riesce però ad arrivare al cross perché c'è un'ottima chiusura da parte di Maslarov. E calcio d'angolo per gli argentini, 20 minuti alla fine, 2-1 River con il secondo gol appena segnato da Ruberto. Attenzione ai centimetri di Ruberto che infatti è lì in area, minaccioso. Troppo alto però questo. Attenzione. Non è per Rojas in realtà, Locorotondo può ripartire, attenzione, c'è anche Bacvetila, Bacvetila la sua velocità può andare ancora dentro l'area di rigore a cercare Locorotondo, ma Della Cuesta chiude in maniera perfetta. È stato anche bravo Della Cuesta a portarlo verso l'esterno, sì, perché il suggerimento di Locorotondo era buono, lo scatto anche, però non Bacvetila poi era stato di Bacvetila indotto, esatto, ad andare verso la parte destra del campo, adesso rimane giù ma si rialza, non è di grave. River, vedete, ha giocatori comunque tutti in possesso di grandi qualità anche strategiche, difensive, sanno come portare un attaccante lontano dalla porta, sanno come marcarlo. Qui guardate Roberto come difende bene il pallone, giocata strapitosa, gran numero, davvero. E gran parata del nostro amico Criezzi, numero d'applausi di Roberto qui. Qui a Mirzade non è riuscito a tenere, guarda la finta e poi anche Higuain qui davvero. Sì.
bravo davvero qua. Con la punta del sinistro per anticipare il ritorno eventuale di Amirzade. Davvero una bella giocata. E Ceverri riesce solo a sfiorare. Allora Novoselski riparte il Lugano a sinistra con Locorotondo. Dentro per Maslarov, tutto mancino, ancora Locorotondo. Centralmente c'è Novoselski che chiede palla e riceve. Poi Rojas però per un attimo ancora largo verso Bakvetila, che però non riesce a tenere in campo questo pallone. Arriva vicino al terzo gol un Ruberto, ci aspettavamo un Ceverri sopra le righe, invece c'è un grande Ruberto che ha cambiato volto addirittura al River. Barreto un po' sottotono nel primo tempo, è entrato Ruberto da fine primo tempo e ha cambiato completamente il volto alla squadra argentina, giocatore che è spesso stato utilizzato proprio a partite in corso e oggi sta facendo davvero la differenza. E intanto calcio di punizione conquistato dal Diablito. Va Ceverri direttamente in porta, chiude bene sul suo palo Criezzi. Ha provato da lontanissimo Ceverri, una soluzione complicatissima e quasi la stava mettendo in porta. Grande soluzione anche questa di un giocatore che davvero non ha limiti tecnicamente per questo torneo. Criezzi rischia qualcosa, infatti arriva e riconquista palla con Della Cuesta. Se ne va Della Cuesta con un buono slancio, poi arriva Cruezziu invece a chiudere su di lui. Rimane l'attacco il River che sta legittimando il vantaggio adesso da qualche minuto con continue azioni pericolose. Lugano che mi sembra un po' bloccato dalla maturità e dal fisico anche dei giocatori del River, che sta prendendo un po' il sopravvento adesso. Ancora un tentativo, attenzione Rojas, dentro per Ceverri, svetta Cruezziu, poi Locorotondo dà una mano ai suoi, ancora Ceverri però come un furetto arriva sul pallone Della Cuesta, dentro per il tentativo, forse qui subisce anche fallo Ceverri, alla fine c'è il cross e Ruberto con la doppietta. Bellissimo. Che bel colpo di testa. Che bel cross di Obregón, sì, con il numero 4 appena entrato, un pallone teso, perfetto, con i giri giusti per il colpo di testa di Ruberto, un gol bellissimo. Beh, anche questo Ruberto, del River. Gol bellissimo, guarda che cross di prima di Obregón. Sì. Non se ne vedono in Serie A di cose così. Insomma, esatto, è bello, bello davvero, bello davvero. Sì. È bello anche la girata di testa, perché la indirizza, sì, forte, potente sul primo palo. River vede il podio, la sua prima partecipazione, la squadra argentina dimostra di aver speso bene una i soldi, bella squadra, i soldi dei biglietti e del e dei passaporti, perché insomma venire in Europa, forse anche per la prima volta, una delle prime volte per questi bambini, sì, così lontani da casa, e imporci con questa personalità su squadre quasi di casa. Avranno anche il fuso orario da smaltire, tra l'altro. Può darsi, non so quanto prima siano arrivati, però ecco, è uno dei motivi per cui la squadra, per esempio, è cresciuta. River è cresciuto molto rispetto a giovedì. Sì, era sì, una squadra che sembrava un po' di metà livello, di medio livello giovedì, ma è cresciuto lentamente col passare delle partite. È dato un 6-1 alla Juve davvero spettacolare venerdì mattina, ha battuto l'Ajax, ieri ha giocato alla pari di fatto col Benfica e oggi sta dettando legge contro il Lugano, che rimane comunque la rivelazione del torneo anche per i, come dire, per la differenza anche di budget, forse, sì, anche di prestigio rispetto a settori giovanili molto più ricchi e molto più prestigiosi del suo. Pallone per Della Cuesta, prova a dargli un fastidio Bakvetila, che riesce però soltanto a mandare il pallone in rimessa laterale. Cerca l'anticipo Ceverri e non lo consente Ruberto, che però fa sportellate fallosamente con Cruezziu. Ora Maslarov che prova a mandare sul pallone. Ancora Ruberto, la spizza per Ceverri. Beh, si intende una meraviglia, Ruberto qui. Ruberto va con una randellata su Maslarov. Sì, Ruberto, un attaccante comunque che piacerebbe a tanti allenatori proprio, sì, per questo suo lato molto molto cattivo agonisticamente. Quando perde palla, sì, raramente la fa passare liscia all'avversario. Chiunque gliel'abbia tolta. Sì. Cruezziu
dice a Bacuetila di andare in velocità. Ecco il pallone proprio per il 12. Attenzione, Bacuetila è qui. Giusto, sono d'accordo. Dato giù un po' troppo, leggermente forse anche sbilanciato il suo baricentro basso, era un po' in velocità e è scivolato. Non è un nulla di particolarmente scorretto di Jimenez che gli ha tolto il pallone. Petrov è entrato anche lui, sbaglia però il passaggio perché c'è Roberto Sifodor, chiedo scusa, l'ho chiamato Petrov. Dov'è il Krasnodar? Il 4 del Krasnodar. Ci sono 12 squadre. Certo, ci si può facilmente confondere. Kriezi, colpevole, diciamo, sì, sui due gol, sono gol bellissimi di Roberto. Ha fatto delle cose incredibili contro il Chelsea, il piccolo portiere del Lugano. Ecco Fodor. Maslarov. Ancora per numero 5 a Mirzade. Inizia a tornare un po' il caldo intanto. Sì. No? Non so. Tu hai due giacconi da neve, io sono un po' più leggero, ecco, sono un po'. No, però va bene, meglio questo che i 42 gradi dei giorni scorsi. Quindi bene così. Mirzade ha un po' di spazio in una delle sue proiezioni offensive, che però viene ben arginata dalla. Ottimo intervento della difesa argentina. Non è riuscito a servire immediatamente Vacuetila, adesso pasticciano sulla rimessa laterale regalata al River. Attenzione Ceverri, e Ceverri dentro c'è Roberto che prova la deviazione in prima mamma mia qui ha tentato poi una rovescia, qualcosa di difficile con con Maslarov che bene secondo a me Maslarov, ha rischiato la vita. Esatto, che si è preso un calcione. Ma guarda ecco. Insomma, secondo me Maslarov poco l'ha preso male, tra virgolette, preso bene, cioè non si è fatto male Maslarov, no, però esatto. Ha rischiato molto, sì. Cruezio, 10 minuti ancora da giocare, 10 minuti per le speranze del Lugano di provare ad accorciare magari e di riaprire la partita. Amirzade, Maslarov, qui fallo di Echeverri. Sta per entrare anche il secondo attaccante del River, credo che uscirà Echeverri, almeno questo è di solito il cambio classico, e invece c'è Roberto. Per Dadin non lo toglie Echeverri, 50 minuti in campo per il miglior giocatore del River. Dadin che è stato decisivo nella gara contro il Lugano, segnando proprio il gol del 3-2 finale della vittoria degli argentini. Locorto non riesce a tenere in campo il pallone, doppietta per Roberto. Si chiama Agustin Roberto, nato il 14 gennaio del 2006, anche lui vecchiotto, un anzianotto di questo torneo. Nato nell'estate argentina, il numero 9 del River, che ha una discreta tradizione di numeri 9 nella sua storia. Abbiamo citato prima Higuain non casualmente, perché è un giocatore che si è imposto proprio con la maglia dei Misionari, ha spezzato Falcao e tanti altri, insomma è un attaccante che ricorda fisicamente quei grandi centravanti della storia argentina. Sì, intanto Loco Rotondo prova a riconquistar palla proprio su Dadin, la sterzata in area di rigore, mamma mia se segnava così. Tutto, no, poteva essere uno dei gol più belli del torneo, sì. Però insomma, fuori di poco, ma Dadin anche lui alto, fisicamente ben piazzato, quindi mostra una grande padronanza anche del pallone. Un bellissimo River in attacco, tanti bei giocatori. Attenzione alla palla dentro per Bacuetila, attentissimo però il numero 6 Jimenez. Rojas, Dadin, ancora lui lotta, alla fine riesce a mandare dentro Echeverri, trattenuto secondo l'arbitro da Maslarov. Rivediamo il numero qua di Dadin. Eh sì, tanta roba. Echeverri ha chiesto il pallone, se l'è fatto consegnare prontamente. E infatti tira non Dadin. Vuole. Ah, tira Dadin. Ah, allora cos'è successo? Perché mi sembrava determinato ad andare a calciare, allora va bene. Avrò visto male, probabilmente. Non so. Situazione centrale, tra in barriera. Andrà certamente per il tiro Dadin. Va Dadin, traversa, il pallone che rimane lì. Kriezi.
con l'high entrata. Con l'high technology che purtroppo non ci è dato avere, nonostante lo straordinario reparto tecnico di questo torneo. Qualcuno ha anche chiesto il gol, perché il River sembrava francamente che fosse rimasta al di qua della linea. Tanto ci prova ancora il Lugano con Fodor, Salvatore, Bacco e Tila. Subito della questa. Ottimo giocatore anche questo della questa, a mio parere. Bacco e Tila cerca l'assist, torna sul pallone. Adesso serve Maslarov da lì, potrebbe anche calciare col sinistro, lo fa. Ha un'altra chance, ma un brutto controllo. E allora Dadin contro Amirzade, cerca immediatamente il tocco. Dadin poi torna sul pallone, in mezzo c'è Ceverri, bravissimo Fodor a chiuderlo. Adesso allora forse avremo la possibilità di vedere la punizione precedente. No, non è entrata. Sembra credo. Riga, eh. Vediamo da qui, si vede bene. Quasi. Non, no, non credo. Riga però non è entrata. Non ha superato interamente secondo la linea di porta. Tanto calcio d'angolo con il pallone allontanato. Salvatore. Ancora numero 7. Maslarov in qualche modo alla fine. Adesso è uscito Bakvetila nel Lugano. Si è rientrato Gioele Salvatore. Centralmente Maslarov. Della questa. Che Davud in campo nel Lugano, ecco, numero 2. Ingresso. Sì, c'è anche Violini con il 3. C'è anche Violini, esatto. Saranno un po' di spazio, giustamente anche. Andiamo un po' di nuovo la punizione. No. Riga. Riga. Riga piena, dunque è giusta la decisione dell'arbitro, dell'assistente. Ultimi 6 minuti di torneo per River Lugano, 3-1 per gli argentini, con merito, sembrano superiori, hanno imposto la loro superiorità anche mentale forse, hanno battuto con lo stesso punteggio l'Ajax con una partita stupenda dal punto di vista proprio della gestione del risultato e del vantaggio. Qui aveva deciso di fare tutto da solo Jimenez, fermato poi da Amirzade e Salvatore. Ancora Maslarov per Amirzade. Gioele Salvatore per Violini. Ancora Maslarov, Salvatore, Amirzade. Prova a correre dall'altra parte Davud, ancora Amirzade che resiste all'attacco di Rojas. Davud, in qualche modo Fodor. C'è Salvatore dall'altra parte, Amirzade tiene palla, poi calcia però alto sopra la traversa. Mancano 5 minuti e 3-1 mentre si stanno già preparando Atletico e Benfica. Eh sì, sale anche un po' adesso la temperatura, la tensione, perché è quella della partita che aspettavamo dal primo giorno, Gaia, insomma, non si sono mai sfiorate neanche nei gironi, però sono solo le due squadre che avevamo identificato come le due più forti. Io ci mettevo anche la Roma, ma ha detto che è stata battuta due volte dal Benfica, quindi evidentemente ha qualcosa in meno del Benfica se così è andata. Però insomma l'Atletico ha davvero dato spettacolo a tratti. Chissà, gran giocata da parte del numero 7 del Lugano, Gioele Salvatore, c'è calcio d'angolo. Chiude bene il Lugano, che non ha comunque mollato, non si è fatto prendere dallo scoramento, ma sta continuando a giocare in attacco. Davvero bravo qui Gioele Salvatore, bel giocatorino anche lui. Palla dentro verso Maslarov, poi Ceverri fa proseguire per Dadin. Attenzione, Dadin può involarsi, lo insegue Violini. Dadin batte Zecca, bel gol ancora da parte del River al 22esimo. Segna anche Dadin, che di nome fa Juan Bautista.
Juan Bautista Dadin è un pallone perso dal Lugano su calcio d'angolo. Bravo Ceverri come... qui a far esatto, proseguire, bravo esatto. Dadin a resistere, guarda rischiato, Violini che Violini dice che... vabbè io ci provo casomai. Sì, Violini diciamo non benissimo nella decisione, no in realtà è quello che avrebbe fatto un qualsiasi sì, difensore, sì, però insomma ha rischiato anche di far male all'avversario, è rimasto in piedi. Gran gol anche per Dadin, insomma ci aspettavamo un Ceverri show, invece ha distribuito il, esatto, il ruolo di protagonista con i suoi due compagni di reparto. Manca solo Barreto tra i quattro attaccanti del River all'appello, però insomma un tra gran poco, bel River. Tra poco invece entrerà Tempone. Tanta attenzione, Fodor, palo esterno. Gran numero di Fodor, al di là del tiro finito sul fondo, grande giocata per liberarsi dal tiro. La rivediamo subito, andato via con un grande intervento in anticipo sul difensore. Guarda sì, che bello, su Jimenez e poi calciato anche bene, sfortunato sul palo. Due minuti e mezzo, 150 secondi sono già pronte, Benfica Atletico, stanno lì per entrare, non vedo l'ora, quasi vorrebbero invadere il campo e giocare qualche minuto anche alla finale per il terzo posto. Esatto, già che ci sono. Non si può scavalcare quel rinvio. Sa che la tensione di questi bambini che osservano altri giocare e dicono non vedono l'ora, non voglio fare paragoni con tipo Real Juve ovviamente, mm-hmm, perché lì si vedevano anche su giocatori esperti, quelli della Juventus, un po' di tensione nel pre-gara. Chiaramente tornei di importanza diversa, però per questi bambini è un po' una finale di Champions League questa, certo, nel loro animo, e quindi chissà come hanno affrontato anche la notte, se hanno dormito, questo rinvio di qualche minuto ce li ha innervositi, insomma, vedremo in campo. Il Benfica è più abituato, ha già giocato anche l'anno scorso, l'Atletico non lo sappiamo. Tanto ci prova ancora con il numero 3, Diaz, verso Tempone che viene fermato, attenzione perché si complica un po' la vita qui Mirzade, alla fine in qualche modo riesce a servire Violini, pallone avanti con l'intervento di Rojas, ancora verso Diaz senza alcun problema qui Alessandro Zecca. A Mirzade. Sono alternati i tre portieri del Lugano, sì, giustamente, Lugano è l'unica squadra con tre portieri, hanno tutti e tre bravi tra l'altro. Esatto, hanno giustamente deciso di farli giocare tutti e tre in questa partita. Tutti i giocatori del Lugano sono scesi in campo, direi. Ilic, Maslarov, può calciare da lì Maslarov, si allunga un po' il controllo, allora va corto da Salvatore, anticipato ancora Maslarov, torna sulla palla, gioca di suola, vede, trova Salvatore, subito pressato, l'ultimo tocco del 4 del River, cioè Obregon, a Mirzade, dietro per Zecca, pallone difficile, un bando strano. 40 secondi ancora e poi sarà finale. Mirzade toccato, rimane in piedi ancora Mirzade, attenzione Ilic, ultima forse azione per il Lugano. Mirzade c'è libero dall'altra parte, Davud, Mirzade tiene palla, attenzione Davud, eccolo servito, può andare col destro, alto, bella azione, calcio d'angolo, allora forse ancora la possibilità di battere il corner. Bravo Davud qui a trovare lo spazio per coordinarsi. Fodor, Salvatore, un po' uno schema complicato qui anche perché non c'è più tempo, si poteva calciare direttamente in mezzo, però Mirzade finisce qui 4-1 per il River che dunque è terzo in classifica, podio per River Plate, testa alta però anche il Lugano che è quarto per...